qui troveremo una sacca, ci aiutiamo ovviamente con le forbici perché è tutto più facile, togliamo la sacca, gli occhi che si trovano sotto, e il becco che si trova ok, il polpo è pulito, l'importante è sciacquarlo bene perché la sabbia va a finire nei tentacoli e quindi va sciacquato. È una ricetta di casa, metto la pentola a bollire, quando l'acqua bolle immergo il polpo e cerco di farli anche tre volte per arricciare e poi lo lascio andare. Ci vorranno tra i 35 e i 40 minuti per un chilo e cento di polpo. Dopodiché spengo e lascio raffreddare il polpo nell'acqua di cottura. Lo ricorderete che abbiamo abbinato un po' il mare con la montagna, quindi ringraziamo infatti per la Sibilla che ci ha portato le patate. Mi devono venire fuori questi tentacoli ricci, così devono venire fuori. E il pezzo superiore è questo qui. Tutto il resto, cioè tutta la testa e la parte intorno, la userò per farci un primo. Taglio e lo condisco con prezzemolo, aglio e olio e lo lascio stare. Ok? Una volta fatto questo procedimento, passo alla crema di patate. Deve venire fuori questa cosa qui, la crema di patate, non è un purè, non è una crema. Ho aggiunto un po' di curcuma e ho pulito la patata. Riduco la patata a pezzettini. Riduco la patata a pezzettini. Poi in una pentola uno scalogno, un filo d'olio, faccio rosolare un po' e poi ci metto là. Faccio cuocere e poi con il mixer aggiungo un po' di curcuma per dargli colore e faccio la crema. Filo d'olio. E andiamo a grigliare il polpo. Facciamo vedere.